Il futuro dell'Avelino comincia a intravedersi, ma perché sia tutto più chiaro bisognerà aspettare una settimana o anche qualcosa in più. I contatti tra la famiglia D'Agostino e Giorgio Perinetti sono quotidiani, per ora solo telefonici. Per quelli di Visu bisognerà attendere invece dopo il 2 giugno, quando i playout del Brescia saranno terminati e il direttore sportivo sarà libero di firmare con i lupi, sperando sempre che al presidente Cellino non vengano in mente idee strane. Ma che tipo di contratto lo legherà al club bianco-verde? Un contratto in linea più con la B che con la Lega Pro, destinato a diventare dorato nel caso di conseguimento dei vari obiettivi fino al sogno chiamato Serie A. Un progetto di 3 anni, segno che da parte del presidente Angelo D'Agostino e di suo figlio Giovanni, che ha deciso di osservare tutto a distanza senza funzioni operative, non hanno nessuna intenzione di mollare. Anzi, Perinetti però dovrà riorganizzare la società, mettere mano alla rosa, definire il rapporto con Massimo Rastelli, potenziare settori carenti, vedi quello della comunicazione impiantata soprattutto in questa ultima stagione per scelta della proprietà, sul silenzio, sul muro contro muro che non ha portato a nulla se non alle incomprensioni e al disamore dei tifosi. Insomma, Perinetti è atteso da un lavoro importante che di certo non lo spaventa, considerate le tante sfide che ha affrontato nella sua lunga carriera. Il tempo però scorre, il mese di giugno sarà ricco di scadenze dedicato all'organizzazione del ritiro che si terrà con ogni probabilità a Palena, in provincia di Chieti, nella seconda settimana di luglio.